Enrica Bonaccorti, grazie Enrica di essere qui, buonanotte. Buonanotte suonatore. Hai sentito che donna forte che è? Beh, l'ho sentita, ma è fortissima. La conosco. Lo so che la conosci bene, ma è una donna fortissima, proprio è una donna davvero, Si può ascoltare per ore. Monolitica, Katia. Assolutamente monolitica. Allora, Enrica Bonaccorti non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di presentazioni perché... Però in amore non è come Katia, è vero? Ma ognuno di noi è diverso dagli altri, insomma, non so, abbiamo fatto delle scelte diverse, degli uomini diversi per forza, insomma. Non nel cuore, dico, io parlo proprio di quello che hai dentro, io mi sento molto vicina a te, perché tu a un certo punto della tua carriera, a proposito di Bivio, tu lo sai che mi colpisce, lo sai, mi guardi, ma è vero, mi ha sempre colpito tantissimo, perché sempre detto. Se c'è una donna che ha fatto veramente la storia della televisione in Italia, la prima sei stata tu, il daytime, tutto quello che poi è venuto dopo porta un nome, Enrica Bonaccorti. A un certo punto, nel momento di massimo fulgore, questa donna era presissima, richiestissima, si innamora. Pareva che si iniziava subito da lì, da quel bivione grosso. Beh, però è stato un bivione grosso. Beh sì, forse è stato anche l'unico vero bivio della mia vita, perché tutti gli altri li sento come imposti. Guarda, qui io adesso non apro, però c'è una delle dichiarazioni che tu hai fatto, c'era Costanzo che ti disse non lasciare la televisione, non lasciare il tuo lavoro, perché poi se scendi da quella giostra è molto difficile risalire. Se scendi dall'autobus è difficile che trovi di nuovo il posto libero. Però in quel momento tu da una parte eri stanca. Io stavo già da un paio d'anni pensando di lasciare il mondo della che televisione. Anno era? Raccontiamolo, noi lo sappiamo a memoria, però chi ci segue vuole conoscere tutta la storia. Insomma, avevo cominciato a fare televisione in modo quotidiano tutti i giorni nell'83. E siamo arrivati al 90-91, dicevo adesso basta, adesso mi fermo un attimo, vorrei passare un Natale, un Capodanno fuori dalle telecamere. E poi non ero soddisfatta di quello che facevo. Non è possibile che io abbia iniziato Italia Sera e adesso sia non è la Rai come grande sciato, no? Come si dice a Genova. Ma sono felicissima di aver fatto Non è la Rai, però c'erano anche un po' di incompressioni, un po' di cose. C'è stata quella grande truffa che ho scoperto in diretta. Insomma, mi ero un pochettino demotivata e mi sentivo un po' abbandonata. Invece che riprendere l'anno dopo, a settembre, la televisione... Allora, tu hai incontrato un principe. Il principe era Carlo di Borbone, poi non lo nomineremo più. Però era lui, va detto, perché per diritto di cronaca lo chiamavi Charles. Beh, lui si chiama Charles. No, io ho sempre chiamato Carlo, ecco perché. Perché in Italia lo chiamano Carlo, però lui è nato Charles de Bourbon-Sicile. Questo è il suo nome e i suoi cognomi. Quando l'ho incontrato, lui non sapeva chi fossi io, perché lui era in Italia da un paio d'anni. Dove l'hai incontrato, Enrica? Allora, devo fare il racconto. Devi fare il racconto, sì. Io ero finalmente riuscita da due giorni a liberare casa da qualcuno che non voleva andarsene. Un altro uomo. E finalmente ero riuscita a ritornare libera e avevo alcuni corteggiatori, fra cui un marchese che mi invitò fuori a cena. Io dissi, ma sabato sera vado fuori a cena. Mi stava riaccompagnando già sul tardi. E ho visto tante macchine in giro, non uscivo mai, non uscivo più, per cui mamma mia quante persone che ci sono in giro a quest'ora. E poi ma figurati anche più tardi, ma se vuoi ti porto in un altro locale. Dico ma se vuoi un'altra mezz'ora posso stare fuori, anche perché ero eccitata che era la prima volta che uscivo finalmente un po' con le spalle più leggere. E in questo altro locale appena entrata, e ricordo che mi ero già pentita di aver detto di sì, volevo tornare a casa, in quello locale fa quattro passi, uno, due, tre, quattro, questo ragazzo entra verso la pista e io dico chi è quello lì lo voglio è mio, che è una mia frase tipica che ha iniziato alcuni amori veri, perché i miei amori, magari in questo siamo differenti con Katia, sono nati soltanto per
Colpo di fulmine. Colpo di fulmine. Anche i miei, solo per colpo di fulmine. La cosa bella è che lei dice, Katia, lei dice a lui chi è quel ragazzo, che poi era appunto il principe, lo voglio, ma il principe guarda lei e pensa la stessa cosa. Sì, lui viene verso di me e comincia a parlarmi in francese. Io, grazie a Dio, avevo fatto francese a scuola, per cui mi invita a ballare e cominciamo così, perché è stato veramente un colpo di fulmine incrociato. Era un ragazzo un pochino più giovane di te, vero? Aveva quasi 14 anni meno di me, ma in quel momento... E allora che succede? Lui ti guarda? Mi guarda, mi invita a ballare, balliamo e da lì praticamente dopo 2 giorni ci siamo rivisti in una campagna dove c'era una colazione molto bella, en plein air, sull'erba, così. E da lì poi non ci siamo più lasciati. Vi siete più lasciati? Sì, per un bel po'. Per molto tempo. Questa storia era parallela al tuo programma. Stavi lavorando, no? No, io ho interrotto. Hai interrotto lavorare. Subito? Ho interrotto subito, sì, sì. Immediatamente. Perché avrei dovuto ricominciare a settembre. Lui l'ho conosciuto ad aprile, e marzo, aprile, così. Quando è finito nella RAI sono partita con lui. E hai lasciato tutto? Sì, ho detto di no a delle proposte televisive che... Ero stanca, volevo riprendermi la mia vita. In quel momento, se incontri l'amore, come si dice, e poi io avevo 42 anni, lui 29, eppure, ripeto, c'era una grande sintonia. Io poi ho sempre avuto compagni più giovani. Quanto ci hai messo a decidere di lasciare tutto? Io dico, quando l'hai conosciuto, tu stavi lavorando in questo senso, poi lo so che hai alla fine stagione hai mollato tutto, però quando l'hai conosciuto tu eri la signora della televisione italiana. Quanto ci hai messo a dire no, io vado con questo ragazzo di 29 anni che in questo momento è l'amore e lascio tutto? Ma lascio tutto, lo dico per chi ci sta seguendo, non è lascio solo un programma, lascio davvero tanto, perché tu rappresentavi moltissimo in quel momento, avevi tutte le strade aperte. Molti mi dicono fin da quando ero ragazzina, una ragazza intelligente, così non è vero. Io sono veramente un po' scema e soprattutto non ho quella profondità che pensavo io stessa di avere. Sono stata superficiale nella mia vita. Mi sono sempre accorta dopo di quello che mi era accaduto. Quanto ci hai messo? Rispondimi. Quanto appunto, tempo? Un minuto? No, quella è la decisione subito. Di seguire l'amore piuttosto che la televisione, non ci ho neanche pensato. Non ci hai neanche pensato. No, perché non riesco a fare dei programmi. Non sono una persona pratica. Non sei una pianificatrice? No, per nulla. Ogni volta che nelle interviste mi chiedevano cosa pensi del futuro, cosa farei, dico per carità, io al futuro non penso perché mi mette a disagio il futuro. Che cosa disse il principe, il giovane principe, quando tu gli annunciasti che avresti lasciato la televisione? Ma non abbiamo neanche parlato. Non avete neanche questo. Parlato? No. Un discorso serio che lui mi fece dopo 3 settimane. Che ci frequentavamo e poi abbiamo invece convissuto per altri 3 anni e passa, è stato che venne da me dicendo mi chiedevo parlare con aria seria. Io dissi, oh Dio mio, che cos'è accaduto? E lui mi disse, sempre con l'aria ancora più seria, sai Enrica, io non potrò mai sposarti. Lo so. E io faccio, capirai, ho detto. Questo me e chi ci aveva neanche pensato mai? E allora mi spiegò questo, quell'altro, la famiglia. La dinastia, la famiglia. I suoi doveri, che non erano certo di gestione di beni pratici, ma di gestione proprio del blason che deve essere preservato. Io poi sono stata sempre molto rispettosa dei ruoli, per cui quando mi hanno chiamato e mi hanno detto lei non può portare Sua Altezza, perché era un principe di sangue reale, Sua Altezza sui giornali, io non ho più fatto foto. Non ho più fatto nulla, insomma, l'ho seguito. Ecco certo. Perché sono molto severa nel giudicare persone che hanno ben altri ruoli, come Meghan o come anche prima Diana. Insomma, bisogna rispettare l'impegno che si prende. Senti, sono stati degli anni, lo so, perché ne abbiamo parlato tante volte, poi lo vedo dai tuoi occhi. Sono Ma mi stati... fa piacere vederti qui che mi intervisti. Bello, sai? No, perché sono stati degli anni bellissimi. Avete vissuto un amore stupendo, vi amavate talmente tanto con lui, vabbè, sai. Siete stati molto bene. Poi a un certo punto però c'è stata una grande sofferenza. Sì, hai presente tu non l'avevi quando... messa in conto? No, allora io ormai
c'è quella canzone che dice ora è già presto ma è tardi se tu te ne vai, se tu te ne vai, Gino Paoli. Di Gino Paoli, che sembra scritta proprio sul nostro percorso. D'altra parte io lo sapevo dall'inizio che non poteva essere una storia a lunga gittata, sia per la sua famiglia che per l'età, anche la differenza anche d'età. L'età, insomma, pensavo, facevo i conti. E, però poi a un certo punto io pensavo, quando mi ha detto non possiamo sposarci, sono scoppiata veramente a ridere in faccia, pensavo sarebbe stata una storia bellissima, magari un mese, due mesi, poi figurati se questo qui mi vuole ancora con lui. Poi perché lui ti era voleva. Bellissimo. Invece lui ti voleva. Anche mio zio, che era uno psichiatra, ha detto guarda che lui è innamoratissimo. Lui ti voleva molto. E io mi stupivo perché fosse innamorato di me così. Però Enrico, e per cui ormai mi ero abituata. Com'è finita questa storia? È finita all'improvviso, un taglionetto, una ghigliottina, perché... Ti va di ricordarlo? Io purtroppo a domanda a rispondere sono molto sincera, però non mi andrebbe mai. No, e allora no, io non voglio assolutamente forzare. Semplicemente la famiglia l'ho chiamato, gli ha detto o esci da quella casa, da quella situazione... O esci oppure... da noi, oppure sei finito, non sei più... E allora lui... venne a dirmelo a Milano, perché avevo ripreso in quel momento, proprio in quel momento avevo accettato un programma, insomma, che era Cuori d'Oro. Sì. E me lo disse di spalle, con le spalle, come Edoardo quando piange, dice il fuoco se pare, il fuoco se pare. Bisogna che io parta, bisogna che io vada via. E l'ho saputo così, all'improvviso, con tutta la sua sofferenza e la mia. Hai presente quando stai guardando un panorama? Sì. E c'è il vetro, no? Davanti e vedi che bel panorama. E poi ti sbattono in faccia la porta a vetro. Per cui ti rimangono anche le cicatrici, le schegge. Mi è capitato. Non è soltanto che ti chiudono la porta in faccia, è una, ci vai una proprio porta a sbattere. Vetri. Ci vai a sbattere. E le schegge poi ce l'hai. E restano un po' le cicatrici. Però io non mi lamento di nulla, perché ho vissuto uno scrigno di 3-4 anni veramente... Meraviglioso. Che non si può pensare, ma io non avrei mai neanche pensato di fare la carriera che ho fatto, di avere degli omaggi che ho avuto, sono dei doni. Io sono molto grata e sono molto sorpresa, ancora più che grata, perché non pensavo mai che mi sarebbe accaduto tutto questo. Non ho mai programmato nulla, ho vissuto quello che mi è capitato di volta in volta, nascendo dal teatro, che era la mia passione, il teatro di prosa. Poi però c'è da fare un provino, lo vado a fare e faccio la radio, c'è da fare un provino e faccio una parte al cinema. Scrivi una canzone della lontananza di Domenico Modugno, sì, vabbè. Quindi voglio dire. Insomma, quello che devo fare, che lo fai sempre mi propone la vita, lo faccio, perché ho molto il senso del dovere e dell'indipendenza. Senti, scusami, ritorno solo un attimo, poi cambiamo veramente argomento. Dopo quell'annuncio di spalle, e lui che se ne va, no? Poi lui è ritornato, vi siete risentiti? Poi eravamo come marito e moglie, siamo diventati amanti clandestini. Sapevo. Abbiamo avuto degli incontri. Però non l'avrei mai detto, volevo vedere se lo dicevi. Io se mi fai la domanda, te l'ho detto, sono di una sincerità imbarazzante a me stessa. No, ma è una storia... Non ho mai parlato per anni e anni, ho rifiutato le copertine di tutti. Siete stati amanti per un bel po', perché non vi riuscivate a staccare, diciamoci la verità. Per un annetto. Non riuscivate a staccarvi, eravate troppo... Eravamo molto compatibili, sì. Molto compatibili, molto uniti. Sì. Io credo che lui abbia sofferto esattamente come hai sofferto tu. C'è anche qualcosina di più. Ma forse gli uomini sono diversi, no? Katia! Ma in questo, Katia, sono diversi gli uomini secondo te? Come? Sono diversi gli uomini oppure invece soffrono anche loro d'amore come soffrono. Noi? Soffrono. Io sono anche a favore degli uomini, Sì. Perché anche loro soffrono. Anche loro soffrono, anch'io penso. Anch'io penso che nel caso noi siamo più del bravi giovane a principe, sì. Siamo più bravi a sopportare. Anche mascherare, vero, in un certo senso. Però anche loro soffrono. Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a raccontare la storia molto intensa, piena di colpi di scena, di Enrica Bonaccorti. Tornate con noi, tra pochissimo. Bentornati a Storie di Donne al Bivio e bentornata a Enrica Bonaccorti. Tu hai avuto tante cose bellissime della tua vita, hai avuto dei momenti meravigliosi, intanto hai avuto una figlia stupenda.
che io amo molto, che è verdiana, ed è una figlia che ti ha dato sì, tanto, ti dà tanto, sempre è stato un grande bivio anche è quello. È stato un grande bivio, vero? Sì, a 24 anni ho avuto mia figlia e lì ho cominciato a rifiutare il teatro. Il primo anno ho rifiutato 7 compagnie, fra cui gli associati con Sbragia, con Lionello, l'altra l'arancia avrei dovuto fare, ma non potevo perché le stagioni allora duravano da settembre a maggio e io non potevo lasciare mia figlia così. Per cui ho cominciato ad accettare solo le estive che duravano 2 mesi o una commedia che facevo a Milano, a Torino, anche a Roma, anche qui. Però non te ne sei mai pentita? No. Mai? No, mai. No. Mai, perché è stato un amore importante. Ma no, ma sai cos'è? Che io non penso di essere, di avere la possibilità di pentirmi, no? Sono cose che bisogna fare così, per questo ti dico, sono tutti dei bivi imposti. Quando è mancato mio padre all'improvviso, io avevo 19 anni, facevo prima all'università, avevo appena cominciato a fare teatro. E certo è stato un grande bivio, ma non è stata una mia scelta. Certo. La proprio bambina... Questo è il senso della nostra trasmissione, capire se il bivio poi alla fine è una scelta o invece... In alcuni casi è una strada obbligata. Sì, tu dici nella questo. Mia vita forse l'unico bivio è quella mia scelta della televisione, rispetto a un incontro d'amore che poi ha avuto quel tempo che ha avuto, ma che è stato molto bello. È stato perché molto poi bello. Dopo ho avuto una cosa ancora più bella, per oltre 20 anni un compagno meraviglioso. Paladino che è purtroppo è mancato da un anno. Da un anno, ed è stato un amore veramente bello. Sono stata fortunatissima con questi due amori. Sei anche una donna stupenda, quindi voglio dire, non è difficile. Senti Enrica, c'è stato un altro bambino che poteva nascere nella tua vita. Sai perché te lo dico? Perché prima di... No, lo so, non ti emozionare, perché prima di entrare in studio, Enrica è venuta in camerino da me. Mi ha preso un colpo. È entrata in camerino e mi ha detto, Monica, questo è il camerino dove io ho perso un bambino. Ho cominciato a perdere un bambino. Lei è nel camerino che avevo io qui, capito? Mi ha rubato il camerino, a parte queste battute che sciocche. Che anno era? L'86. Era l'86. Alla fine dell'86. E tu raccontasti di questa gravidanza a tutta Italia, in sì, quel programma. Sì, perché ne parlavano, c'era molto gossip. Come si chiamava il programma? Pronto chi gioca? Guarda, io volevo che lo dicessi tu. Pronto chi gioca? No, tutti cominciavano a dire. Era una trasmissione molto non familiare. Era del principe però questo bambino, diciamolo subito. No, assolutamente. Anche sapessi quanto abbiano detto, dai, resta incinta così diventi principe. Io dico, ma siamo impazziti. Fatto. Ma che brutte persone siete a dire queste cose. Non sei tu. No. Eri incinta di un altro compagno. A un certo punto la notizia si era sparsa. Avevo e allora lei... 8 fotografi sempre in giro, intorno alla casa, tutte così, insomma era molto noioso. E poi avevo molto, e ciò, molto rispetto del pubblico, e mi scocciava che venissero a sapere una cosa così dai pettegolezzi, dal gossip, dai giornaletti. E allora, dato che per me casa era questa, casa mia, come se lo dicesse ai vicini di casa, ho aspettato gli ultimi 30 secondi di trasmissione perché... non si discutesse della cosa. Avevo appena intervistato il direttore del Corriere della Sera, dall'altra parte c'avevo Giancarlo Magalli con cui stavo chiudendo la trasmissione e ho detto, sapete cosa succede? A volte a un certo punto uno rimane, mi vedrete ingrassare, perché non si può nascondere né la tosse né che uno è incinto in televisione. E sono incinta. E io non ho la tosse. E non ho tosse. Per cui mi vedrete ingrassare. Grandi così. Applausi. C'è un... È stato un momento pazzesco. Frame nelle teche Rai lo trovate, questo pezzetto, sì, molto bello. Con degli orecchini che avevo bellissimi. Grandi così, orrende, con la testa, ho già i capelli che mi montano. Vabbè, vado in camerino tuo sì. E dopo mezz'ora... Cominci a vedere del sangue. Sì. Mi hanno portato via con un'ambulanza e sono rimasta per un mese a casa. Ti ha sostituito Giancarlo? È nato un conduttore. Io Giancarlo ho perso Magalli, un bambino, ma è nato un conduttore come Giancarlo. L'unico caso in cui il figlio è più grande della madre, Magalli. Ma insomma, tante cose sono successe tra queste mura e nella mia vita. Nella tua vita? Tantissime. Sono veramente stupita. Però sei una donna felice? No, mai. No? Ma quando mai? No, sei una donna no, inquieta? Sono nata malinconica. Malinconica. Più che inquieta, sono nata malinconica. No, ho pensato perché hai detto sono sorpresa di tutte le cose belle che mi sono capitate. Ho detto allora in questo momento ti vedo una donna comunque sorridente. Allora,
io prima di venire qua, senza sapere di venire qua, avevo scritto una cosa sui bilanci. Leggila, perché l'ho letta anch'io insieme. Te l'ho fatta molto vedere bella, prima me l'hai nel fatta famoso vedere. Camerino. Leggila tu però. Ho sempre evitato i bilanci, ma da un po' di tempo affiorano da soli. Se cerco di respingerli, sembrano sugheri che non vogliono saperne di restare sepolti. Continuano a riemergere, ma appena arrivano alla superficie si trasformano. Riluccicano come tanti specchi che infrangono la luce, ti rapiscono gli occhi e la mente, ti costringono a guardarli. E se guardi uno specchio, non puoi evitare di vederti. Ecco perché evito i bilanci. Quello specchio... Invece me l'ha fatto fare qui oggi. In quello specchio io vedo una donna magnifica. L'ho sempre vista magnifica. Di non avere capito mai tante cose, mi sembra. C'è tempo. Ma che c'è tempo? C'è tempo, c'è tempo. Assolutamente sì, c'è tempo, vedrai. Sì.